Davide Muratori è il titolare della Muratur, un'azienda di trasporti che dispone di un autobus del quale egli stesso è il conducente. Circa una settimana fa ci ha contattato per denunciare l'uso, a suo avviso improprio, che il comune sta facendo dei tre mezzi di trasporto acquistati da poco. Sono verificati degli atteggiamenti da parte dell'amministrazione comunale di utilizzo appunto di questi tre veicoli di noleggio. Quindi fondamentalmente, oltre a interferire con quelle che possono essere le attività di imprenditori, quali posso essere io, piccolo, però sempre imprenditore, nella funzione della mia attività, quindi trasporto, gran turismo per gite scolastiche, private, aziendali e cose di questo genere qui. Ovviamente in un momento di crisi come attuale, dove già la concorrenza è feroce, ma finché è concorrenza tra colleghi, tra imprenditori, va bene, ci troviamo a avere a che fare con un'amministrazione comunale che di fatto noleggia dei veicoli a scuole che non ne avrebbero la, chiamiamo così, non la necessità, però non hanno diritto di avere questo servizio qui, quali le scuole superiori, dietro un corrispettivo, ovviamente un corrispettivo che è assai inferiore a quelle che possono essere tariffe applicate da un'azienda che deve sopravvivere con questi servizi. Mentre un'attività come la mia, una mezza giornata che può essere il servizio trasporto per una scuola superiore ad Ancona, comporta una tariffa che può andare tra i 220 e i 250 euro, IVA inclusa parliamo sempre, il comune la offre a prezzi, a mio sapere, assai inferiori, ovviamente non guadagnandoci un euro. Perché ovviamente l'autista deve pagarlo, la nafta deve pagarlo e quando sei in fondo è diventato una beneficenza che l'amministrazione comunale fa. Sapendo anche le difficoltà economiche che sventolano, poi se sono reali o meno lo capiremo, dall'amministrazione, è altresì interrogativo il perché facciano questi servizi qui. Fortunatamente, nonostante i rapporti imprenditoriali tra i colleghi, il nostro è una giungla come mondo, ho trovato comunque l'appoggio di colleghi del calibro di Gabrielli, Contram, Conorobus, a cui ho esposto l'utilizzo che sta facendo purtroppo il comune di questi veicoli qui. E in seguito anche a un loro tacito benestare ho chiesto formalmente all'assessorato provinciale dei trasporti nella persona della signora Bartolini delucidazioni su gli spazi di movimento che il comune può avere nell'utilizzo di questi mezzi. Ne è saltato fuori un quadro della situazione che se non è al limite della illegalità è totalmente nell'ambito dell'illegalità, perché esistono dei decreti legge e degli articoli di codice della strada che specificano in maniera molto chiara quelli che sono i margini che può utilizzare un'amministrazione nell'utilizzo di questi pullman qui, dove se effettivamente le amministrazioni comunali possono immatricolare veicoli gran turismo o pullman più genericamente chiamati, poi ne vincolano l'utilizzo. Quindi loro possono utilizzarlo fondamentalmente per scopi scolastici, quindi mettendoli su linee scuolabus, o su linee comunali. Però i fruitori di questi servizi qui possono essere esclusivamente i cittadini del comune di Fabriano oppure le scuole dell'obbligo, e qui salta fuori un piccolo problema di interpretazione di legge con le ultime riforme, quale e dove arriva la scuola dell'obbligo, però universalmente si parla della terza media. Quindi quando uno fa servizi con un istituto tipo il Morea, che è quello più specificatamente individuato, è illegale. È doppiamente illegale se chiedi un corrispettivo.
so che esistono, perché io ho lavorato all'interno del comune con le mansioni di autisti e scuolabus a tempo determinato, ho fatto un mese anche quest'anno e ho avuto modo di vedere il tariffario appeso in ufficio, quindi diciamo sono cose certe quelle che propongo. Sicuramente sono problemi che andranno a crescere, anche perché c'è una situazione anche all'interno dei trasporti scolastici di agitazione, nel senso che al di là che gli autisti vengono tra virgolette coinvolti in queste attività pseudo illegali, si trovano anche loro in mezzo a situazioni veramente, io oserei dire scandalose per un'amministrazione comunale, quali appunto obblighi di effettuare servizi che non dovrebbero, quali entriamo nello specifico servizi notturni. Il comune ha attivato ormai da un anno e mezzo una navetta comunale illegale. Questo per la giurisprudenza proprio dell'utilizzo degli autisti, che sono assunti come autisti di scuolabus e servizi disabili, che si trovano a dover fare una navetta notturna con orario 22:30-4:30 presso la discoteca Taitù di San Cassiano, tutti la conosciamo. È singolare che sia sempre solo lo stesso autista a farla. È un autista precario, quindi non è uno degli autisti che è stato regolarizzato, e nello specifico lui è stato assunto part time con la mansione di autista di scuolabus e veicoli per il trasporto di disabili o comunque quei soggetti che hanno bisogno dei servizi sociali, diciamo che vanno alla ASL a fare i corsi di recupero vocale, i bambini che hanno i dislessici, i portatori di handicap proprio che vanno al centro sociale. Da questo punto di vista qui si trovano anche in difficoltà loro, perché io sono uno di loro, sono attualmente anche in graduatoria, non mi chiameranno mai perché sono un soggetto scomodo. Quindi anche a fronte della mia posizione in graduatoria il comune non sta assumendo altro personale e carica di ore straordinario gli autisti, che un autista che normalmente dovrebbe lavorare 6 ore, 6 ore 20, 6 ore un quarto, si trovano a fare turni anche di 9 ore, 9 ore e mezza al giorno per coprire tutti i servizi che gli chiedono di fare. E poi un'altra cosa molto molto particolare, chiedersi con che criterio l'amministrazione comunale acquista questi veicoli. Io ho informazioni certe, perché mi piace documentarmi, giustamente mi tutelo, che i veicoli che ha acquistato, nella fattispecie un pullman in particolare, è un pullman da 12 metri, Gran Turismo, è un pullman che ha 27 anni, che ha già lavorato su strada, e ho saputo molto di recente con una certa soddisfazione che non ha passato le revisioni di legge, quindi questo pullman qui l'hanno fatto girato consapevolmente in maniera assolutamente illegale, mettendo a repentaglio sia l'incolumità dei passeggeri che la professionalità dell'autista, perché sappiamo perfettamente che se un autista o io stesso, imprenditore, vengo trovato alla guida di un veicolo che non ha superato le revisioni di legge, cioè ritiro, sospensione immediata della patente, una multa salatissima, e parliamo di alcune migliaia di euro, nonché la radiazione amministrativa dell'azienda nella mia fattispecie. Nel comune non so, perché se si prendono queste brighe qui o sono degli incompetenti totali oppure sono, non usiamo altri eufemismi. Però la situazione attuale è questa. Io come imprenditore denuncio sicuramente un disagio a vedermi un'amministrazione comunale che si è presa a cuore a spada tratta la situazione dell'Ardo, non commento.
e contestualmente fa concorrenza sleale ad altre attività imprenditoriali, piccole, piccolissime, però altre attività imprenditoriali che vivono di questi servizi. Attualmente è aumentato in maniera esponenziale anche le sanzioni amministrative che il Comune fa, si attaccano ormai a tutto. Questa qui è una situazione che non so quanto possa durare. Io personalmente, se la situazione deve essere questa, a fine mese di aprile riporto tutta la documentazione in provincia, chiudo, mi metto a fare il disoccupato come fanno gli altri e vivrò quei sussidi del Comune. La situazione è questa. La crisi c'è per tutti, il Comune invece di tutelare uccide.